Lei non rompa i coglioni. È intanto, chiaro? Intanto parli con Edu. Mi sono messo davanti perché gli piaccio molto. Lo aiuto nella Straquadagno. Lo devo rompere. Straquadagno. Che cazzo? Ma che cazzo sta a fare? Straquadagno. Ok. La persona che aggredisce il nostro operatore è l'onorevole del PDL Giorgio Straquadagno. Questa scena è l'apice del suo nervosismo. Ma cosa era successo? Come si è arrivati a questo punto? È per questo che noi chiediamo dimissioni! Dimissioni! Mercoledì 2 novembre erano passate le 23 e i palazzi della politica erano in piena attività. Tra i giornalisti circolava la voce che la maggioranza stesse perdendo pezzi importanti. Ci sarà la rivoluzione, ministro. Rimaniamo saldamente e responsabilmente dove ci hanno messo i cittadini. Tra gli altri c'eravamo pure noi cercando di raccontare quanto stava succedendo. Per questo, incontrando l'onorevole Straquadagno, c'era parso normale rivolgergli una semplice domanda. Ci dice cosa sta succedendo per Piazza Pulita? Sto telefonando a un mio amico, vorrei avere la riservatezza di poterlo fare. Non ho dichiarazione. È solo una sua visione del momento, perché noi stiamo raccontando questi... No, visioni nel momento. Straquadagno deve fare una telefonata e chiede riservatezza, ma non entra nell'hotel, semplicemente si allontana. Noi allora restiamo in attesa che torni, fiduciosi di poter ottenere una risposta. E invece, prima ancora di poter riformulare la nostra domanda, ecco cosa succede. Onorevole Straquadagno. Scusa. Onorevole Straquadagno. La pianti con quella telecamera. Onorevole Straquadagno. La pianti con questa telecamera. Onorevole Straquadagno. Le storco il braccio come ha fatto da lei. No, mi sta rompendo i coglioni. Stiamo lavorando. Sta violando. È un membro del Parlamento ed è visibilmente nervoso. No, io sono, mi avete rotto i coglioni. Ma chi le ha detto nulla? Scusa, Luca, Ma chi le ha detto nulla? Toglimi dai coglioni questi teppisti. Dai, vediamo. E che cazzo, non si può neanche andare a mangiare fuori in questa città di merda. Ma perché vi arrabbiate così tanto? Sì, quel coglione con la barba che lavora con quel coglione di Formigli. Ma perché vi arrabbiate? Esatto. Capisco che siete nervosetti in questo momento. Lei la pianti di rompermi i coglioni! È lei che è venuto dal mio operatore. Il suo operatore non la mi lascia libero di parlare. L'ha ripreso, Luca, non stava ascoltando. Non voglio essere ripreso, e ho diritto alla mia immagine. Non faccio il parlamentare, nessuno la riprende. Lei non mi lascia nessuno libero la di andare in giro. Lei può andare dove le pare. Lei deve piantarmela di puntare. Straquadagno, Straquadagno chiederà una legge perché questi teppisti invece di pensare al paese, invece di pensare al paese, pensate alle leggi per i teppisti. Penso ai teppisti State che siete. Al paese, alla deriva, e voi ai giornalisti. Senta, la deve piantare di darmi fastidio. Io non le sto dando fastidio. Lei si trova in luogo pubblico, come me. Vado a farsi dare nel culo. Grazie, Straquadagno. Grazie, grazie. Ancora una volta, invece che entrare nell'hotel e sottrarsi alle telecamere, cosa che sarebbe nel suo pieno diritto, Straquadagno torna da noi. Vada via. Ma non è una molestia, questa è una strada pubblica. Ma chi? Ok, qui mi sta molestando, d'accordo. Buongiorno, sono l'onorevole Straquadagno. Buonasera. Vorrei denunciare delle molestie che sto subendo da degli operatori televisivi. Sono davanti all'hotel Hasler. Sono l'onorevole Straquadagno, deputato della Repubblica Italiana. E mentre mi trovo a fare i fatti miei dentro un albergo, c'è un signore armato di una telecamera che mi molesta e pretende di riprendermi. Adesso glielo do, qual è l'indirizzo, grazie? Piazza Trinità dei Monti. Piazza Trinità dei Monti 6. Poi intendo denunciare questi signori per molestie. Il commissariato, Straquadagno. Grazie mille, grazie. Okay. Lei di solito è così disponibile. Io le ho detto che non voglio parlare e lei mi riprende. Posso essere libero di andare a scopare con qualcuno senza che lei mi riprenda qui? Non sono venuto per questo. E lei invece me lo sta impedendo. Io. E allora cosa mi riprende? L'ho trovata qui, è normale che vuole che non le faccia una domanda. Le ho chiesto. Le ho risposamente detto. Lui solo ha fatto due immagini per questa. E lei quelle immagini non le manda in onda, le cancella. Sta dicendo, onorevole? Lei cancella, ma allora manda in onda questo. Allora mandi in onda questo. Ma mi devo mettere nudo? Se vuole, mi metto nudo. Cioè, se la scena che lei vuole vedere, se vuole vedermi in mutande, ma non ho problemi. Vediamo se lei mi manda in onda se mi mette in mutande. Vediamo? Alla grande. Vediamo? Però mi devo mettere in mutande. Non era questo. No, perché avete siete voi italiani, lì, ci vuole mi mette in mutande. Italiani ma ci stanno in mutande. Avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni.
Con questo non è giornalismo. Se io le vengo in casa sua a rompere il cazzo. Ma non è casa sua, non è qui vero. Dormo io, capito? Io stanotte dormo qui. Ho capito, ma io mica sono venuto a bussarle in camera. Porca troia, lei sulla venuta... porta di casa mi ha raccontato. No, va bene, aspettiamo la polizia. Io da lei veramente me l'aspettavo da chiunque, ma non da lei. Guardi, cioè io, la rispetto, ho fatto, io ho un grande rispetto. Non l'ho fatto da lei, ma a Salvi di Teresa la Notizia, perché sono non violento, perché lei meritava che io le spezzassi il braccio e anche al suo collega. Addirittura. Quella, cioè, il partito dell'amore, voi, il partito dell'amore non è... mi rompa i coglioni. Ancora così. Non mi rompa i coglioni. Vabbè. Avete rotto i coglioni. Cioè, ma lei, secondo lei, non, noi non... Io devo essere libero di circolare senza che voi mi importuniate. E non mi sono fra... Lei devo è venuto addosso all'operatore. Lei è venuto addosso all'operatore. Io, siccome gli piacevo, gli sono andato, mi sono ancora messo davanti perché gli piaccio molto. Dai, e quindi mi facciamo, lo aiuto nelle indagini. Lo devo rompere? Stracquadagno. 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 Che cazzo? Ma che cazzo sta facendo? Stracquadagno. Stracquadagno.